anche lei per l'ultimo. I would like to understand. Se ci sono anche, come dire, delle ondate, dei momenti. Fino a qualche anno fa c'erano tutta una serie di medical drama, voi siete gli unici che ne conservate stabili alcuni e ne aggiungete degli altri, sono quasi spariti. Erano sparite le spy story, quest'anno mi sembra di capire che parecchie reti ne mettono. Ecco, c'è come un sentire, c'è un qualche cosa che... oppure c'è semplicemente il fatto che anche reti generaliste come i grandi network americani si specializzano, e se è vero che si specializzano, com'è che voi con questo mood soap, non so come definirlo, avete anche la serie più nera, più dura, che è Criminal Mind? Nera, come sai, questa la guarda la televisione. That's a big question. Una grande domanda. Mi scusi. Posso ripeterle una per una? So we have Grey's Anatomy, Private Practice, and soon Off the Map, so we'll have three medical theme shows. There's also, I know there's a show called Hawthorne, which is on TNT in North America. So there are, you know, the medical genre is a great form, is a great area for television storytelling. The doors open and the episode story walks in. They're injured, they're maimed, something, and it's very easy to tell the story. So it's very popular for television storytelling. However, there are times when broadcasters feel that there's the audience appetite for that type of television storytelling is fulfilled, and that's why you don't see a lot of new shows in that particular in that kind of a genre. E allora sì, c'è Grey's Anatomy, c'è Private Practice e c'è anche una terza serie appunto medical, e poi c'è Hawthorne su TNT, e quindi certamente il genere della medicina, dei medici, è un'area strepitosa per la narrazione televisiva, perché ci sono le persone appunto malate, ferite, è molto facile far partire una storia da lì, e quindi è anche molto popolare, un modo popolare per raccontare una storia, però arriva un momento in cui in effetti uno può percepire che l'appetito del pubblico verso questo tipo di storia ormai è stato realizzato e quindi si decide di non continuare. We appreciate your comments about Criminal Minds. We like its darkness. Trova. Ci piace molto Criminal Minds, ci piacciono i commenti su Criminal Minds, ci piace questo essere così oscuro. Perché si fanno tanti medical drama? Vado? Vado in italiano perché, I'm sorry, I'm going in Italian because... I feel like I can speak it now, so bring it on. Mi sembra di poterlo parlare anch'io adesso. No, io volevo fare una domanda, l'ultimo punto, quello sull'ubiquity of content, cioè l'importanza che ha adesso anche il video on demand su internet. La ABC ha costruito un sito che ha un sacco di contenuti on demand e si possono rivedere anche le puntate in alta definizione sul sito. Questo anche dopo il successo di Hulu, che comunque ha lanciato questo nuovo genere. Lei pensa che il pubblico di internet, cioè quelli che guardano anche le serie attraverso internet, attraverso siti anche come la ABC, abbia un peso maggiore, e quanto può andare ad attaccare il pubblico televisivo? Nel senso, il pubblico di YouTube si è visto che è aumentato tantissimo anche nel prime time, cioè adesso la gente si mette la sera, si mette a vedere i video su YouTube alle 9, che di solito è un orario televisivo. L'ABC come si muove in questo ambito? Cioè, quanta importanza date a questo pubblico? Beh, volevo dire quello. I need to lay down for a few minutes and think about that one. Mi devo sdraiare per qualche minuto e pensarci un attimo sopra. Okay.
All media is important to us.